8 piedi celesti da un. Um, 10 piedi celesti da is. Is, 9 piedi celesti da om. Om, 9 piedi celesti da is. Da er, da un. Mi chiamo Enrico Porcede, sono di Sene, che ho 18 anni e frequento il liceo classico. Adesso dovrò fare l'ultimo anno, quindi la maturità. Sono Domenico di Seneghe e sto partecipando al corso di teatro a Seneghe organizzato da Settembre dei Poeti. C'è il cavallo, ad esempio, non ci può essere musica. Jesus è Dio o uomo? E voi siete dei grandissimi bugiardi. Mi chiamo Giovanni e sto facendo il laboratorio di teatro con Roberto Magnano. Quest'anno siamo partiti da un lavoro un po' più impegnativo, dal momento che comunque è già il quinto anno, ovvero ci siamo dovuti calare in prima persona in quella che è l'opera fondamentale e quelle che sono le basi dello spettacolo che poi andremo a realizzare il 6 settembre. Mi ha chiamato un po' di tempo prima che iniziasse il corso per iniziare a leggere un libro di Sergio Vazzini. Passavamo sulla Terra Leggeri. Quest'anno facciamo uno spettacolo su Passavamo sulla Terra Leggeri di Sergio Azzeni, che abbiamo dovuto leggere prima di iniziare il corso, e adesso stiamo elaborando lo spettacolo. No, fratelli, cosa stanno facendo nel nostro villaggio? Pronti? All'attacco! Mi è piaciuto quando c'è una scena dove il re Mariano è molto sfortunato quando per forza deve sposarsi con quella donna. Ha il corpo forte come un cervo giovane. Un cervo giovane? Queste battute ti ho detto che non ci sono. Ti ho detto che non possiamo cantare insieme alla recita di fine anno. Questo libro racconta, visto in una chiave un po' più miticheggiante, la storia della Sardegna, è trattata sotto il punto di vista di un bambino di 8 anni che poi cresce, il quale è divenuto il custode del tempo. Dunque questo si reca a casa di Antonio Sezzu, che anch'esso è un custode del tempo, che gli narra tutta la storia della Sardegna. Il suo compito sarà quello poi di andare a raccontare ai suoi posteri questa storia. Verso il sole. Mi è piaciuta, è abbastanza interessante. La parte che mi è piaciuta di più, diciamo che è la parte in cui ho scoperto la storia dei custodi del tempo, che praticamente tramandano la storia dall'inizio dei tempi fino alla fine, finché i sardi perdono la loro libertà. Adesso siamo al terzo giorno di laboratorio, dunque ancora dobbiamo inquadrare bene il lavoro che andremo a condurre. Enrico la deve fare di brutto, perché se è così lungo lo tagliamo quel pezzo, invece se tu la memoria la sai bene, sì, e a ritmo la Silvia uguale, il pezzo va bene, ma se non gli dai ritmo è una palla. Però senza dubbio, ormai conoscendo il lavoro che abbiamo fatto per 5 anni, sicuramente si partirà dal libro di Sergio Azzeni per poi dalle nostre stesse idee, di noi ragazzi che partecipiamo al laboratorio, quest'anno siamo 14, andare a elaborare uno spettacolo di un certo tipo. Senza ombra di dubbio fondamentale sarà il ballo, poiché Sergio Azzeni lo definisce la Sardegna, il popolo sardo, come il popolo dei danzatori, delle stelle. Spero che esca uno spettacolo interessante, ma allo stesso tempo divertente. Oh my-
monastero di suore per bene, è vero? Suore per bene sono, e se guadagnano da vivere, i soldi già ne circolano là, eh. Un paio di stanze di suore, suore per bene, è vero, eh. Un paio di stanze, bello grandetto, inizia a rimboccarti le maniche, olio di gomito, perché mi sarei per domani. La lettura in filigrana dei segni di un'identità che si chiarifica a conclusione di un percorso incentrato sulla Sardegna. L'abilità dell'affabulatore, che è sostenuta da delle capacità antropologiche e linguistiche. Ma scusate, io lo devo dire, il pubblico lo deve sapere. Lo spettacolo proprio decisivo è il 6 settembre. I cognomi sardi sono nomi di animali, come se ci fossero dei totem. Allora, Enrico, Mariano, Giacomo, Giovanni, Alice, Manuela, Giuseppina, Pietrantonio, Benedetta e Davide. Enrico, Mariano, Silvia, Giuseppina, Susanna, Manuela, Benedetta, Davide, Giovanni, un altro Giovanni, sì. E poi Pietrantonio, Giacomo e adesso ne ho detto 13, ne manca uno. Lucenfero. E poi viene questo e mi disfa tutti i giochi. Neanche me l'ha fatto aprire quel Vangelo per vedere. Alessandro, Enrico, Giovanni, Mariano, Domenico, Benedetta, Alice, Susanna, Silvia, Giovanni, non so se mi ricordo qualcuno, Davide, non mi ricordo, basta. Ma non vedete gli altri dei così, se il giocatore si sarà ricordato, non è il